Salve a tutti, ben ritrovati su The Talos Principle. Siamo nel tempio del mondo B, ovvero il tempio egizio. E guardate che belli questi muri. Nello scorso video avevo finalmente collezionato 10 stelline, e con queste 10 stelline, anziché andare avanti su questo livello, ho intenzione di tornare al mondo A e finalmente sbloccare, se possibile ovviamente, il famoso famigerato cancello, per il quale erano necessarie per l'appunto 10 stelline, e vedere che cosa custodisce questo cancello. Presumo che ci sia un livello extra, come avveniva nel public test. Lasciamo perdere questi computer che ho già letto. E mi aspetto, tra l'altro, che, insomma, che Elohim ci dica qualcosa. O il fatto che noi risolviamo anche il livello delle stelline rientra comunque nei suoi piani. Innanzitutto sblocchiamo questo cancello. Direi che è possibile assolutamente sbloccarlo. Sto cercando il modo più logico per disporre i sigilli, ovviamente. Ovviamente non è questo. Lasciamolo un attimo qua. No, sarebbe stato troppo bello. Però così va bene invece. Perfetto. Entriamo. Io vedo tutto. So tutto. Il mio potere non conosce limiti. Eppure la tua volontà è libera, perché sei stato creato per essere libero. È il principio della tua esistenza, senza la quale le prove di questo mondo non avrebbero nessun significato. Cercare la salvezza deve essere la tua scelta. Ok. È stato abbastanza criptico. Dunque. Intanto c'è un bellissimo tramonto. Direi un tramonto più che un'alba. E poi, va bene, ci sono i soliti cartelli indicanti i sigilli. Un bel po', devo dire. Ce ne sono ben 6. 6 sigilli. E inoltre c'è questo cartello che non ho ben... Non so bene che cosa stia a significare. Un 6 e 2 asterischi. Forse il 6 indica i sigilli? Non credo. Ne dubito. Allora, vediamo un pochino se questo computer ci vuole dire qualche cosa. La biblioteca, come al solito. Allora, sessione dell'archivio della biblioteca pronta. Ricerca risorse memorizzate localmente nella cache.
Cominciamo con Talos. Email. Parecchio file corrotto. È un'email da Alexandra Drennan alla mailing list Noematica. Oggetto principio di Talos. Avete sentito parlare del principio di Talos? È un vecchio concetto filosofico sull'impossibilità di evitare la realtà. Non importa in ciò in cui credi, se perdi il tuo sangue morirai. Penso che si applichi alla nostra situazione più di quanto vorremmo ammettere. Potremmo chiudere gli occhi e far finta che tutto andrà bene, ma questo non cambierà la realtà fisica di cosa sta per accadere al nostro mondo, universo, ma probabilmente alla Terra. Penso che, essendo scienziati, sia nostro dovere affrontare la verità e porci la domanda più importante: come possiamo aiutare? Poi non c'è dato saperlo. Saluti, Alexandra. Ok. Prossimo. Human Blood. Sangue umano. .txt. È stato detto che il nostro sangue è composto da infiniti agenti di vita che vanno su e giù per le strade principali e secondarie dei nostri corpi, come persone nelle strade di una città. Una generazione se ne va, un'altra viene, ma la Terra sussiste in perpetuo. Funzione, vari numeri, e il suono della città così realistico con il suo cambiamento nella circolazione. Butler Samuel. Noi stiamo in inganno considerando qualsiasi macchina complicata come una cosa sola. In verità esso è una città o una società di cui ogni membro è stato allevato veramente secondo il suo genere. Ma testi molto criptici, molto complicati. Archive important.email. Ok, da Arkady Chernyshevsky, università non sappiamo di dove, a 504 destinatari. Oggetto archivio. Ah, ma questa email l'ho già letta io. Questa email l'ho già letta, però era molto corrotta, quella che avevo letto io. Ok, rileggiamola. Sarò breve, tutti voi mi conoscete e sapete che so di cosa sto parlando. Capisco che stiate tutti lavorando su progetti che possano in qualche modo evitare la catastrofe che ci troviamo di fronte, ma dovete ammettere che c'è una possibilità molto reale che non avrete abbastanza tempo per trovare una soluzione. Credo che non possiamo permetterci di ignorare uno scenario di estinzione o quasi estinzione. Dobbiamo prepararci al peggio, ossia dobbiamo cercare di preservare i componenti non biologici di ciò che costituisce la specie umana, nella speranza che essi saranno recuperati in futuro da altri esseri senzienti, locali o non locali. So che non siamo abituati a pensare su quale scala, su quella scala, non in termini di prassi, ma se apprezziamo veramente l'umanità, allora dobbiamo agire immediatamente. Troverete i dettagli della mia proposta in allegato, ma la versione breve è questa: la creazione di archivi multipli, per ridondanza, in luoghi sicuri che conterranno in forma digitale quante più informazioni della nostra specie, comprese tutte le opere culturali, approfondimenti scientifici, storia, DNA. Quante più informazioni della nostra specie possono essere raccolte nel tempo che ci rimane. Questa sarà un'impresa enorme, globale, con EL, naturalmente, essendo uno del... impossibile trovare il file allegato. Questo è una grandissima fonte di informazione, questa email. Ci fa capire che... che c'era il rischio di una catastrofe imminente, evidentemente... il rischio poi che si è avverato, che ha si è estinto completamente la razza umana, da quello che ho capito. Apriamo quest'ultimo file. Un'immagine, ed è l'immagine della torre.
l'immagine della torre. Bene, molto interessante, davvero molto interessante. Evidentemente le console in queste zone, diciamo, più protette non vanno assolutamente evitate. Ora resta da capire il significato di questo 6 con altri due asterischi. Controlliamo un po' qui dentro che cosa c'è. C'è un jammer. Di qua si può salire, ma c'è la barricata che non ci permette di proseguire oltre. Qua c'è una ventola. Stupida, stupida mina. No, 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 qua sto un attimo andando dalle parti sbagliate. Cominciamo come al solito in senso orario. E praticamente ci torniamo dove ci aveva lanciato la ventola, però devo arrivarci con le mie gambe. Ok, cominciamo a... E questo? L'accetta. Caspita. L'accetta evidentemente ci serve per... Ci serve per... Pausa. Per abbattere... le barriere, come dice l'achievement. Ok, qua in questo video sto imparando una miriade di meccaniche. La posso lasciare qua dov'era? Non mi dispiacerebbe. No. Ahimè no. Lasciamola qua, almeno la ritrovo. Ok. Andiamo avanti. Ma se me la posso portare dietro? Non credo. E infatti questa deve rimanere qua. Ok, andiamo a risolvere questo enigma. Stupida, stupida mina. Non lasciamoci indietro i particolari. Sono sempre le cose, i particolari sono sempre la cosa più importante, ragazzi. Ok, qua ci abbiamo un cancello chiuso per il quale ci serviranno delle chiavi. Le chiavi sono lì dietro. Ok, abbastanza chiaro. È tutto abbastanza chiaro. Dovrò usare la ventola subito. Ed entrare evitando di attraversare la barriera. Ok. Perfetto. Voglio vedere un attimo che giro fa questa mina. Apriamo il cancello. Ah, non ci arriva. Si ferma su quell'albero. Ok. Molto bene. Molto male. Ah, ok, queste chiavi aprono più porte. Cioè, il mazzo di chiavi apre più porte nello stesso livello.
E ovviamente non è finita. Non posso giammare l'albero, non credo. Stupida mina, perché ovviamente dovrò fare qualcos'altro da fuori? Da qua sembrerebbe invalicabile il... questa barriera, però può essere che abbia dimenticato qualcosa qui dentro, ma non mi sembra. Non mi sembra di aver dimenticato nulla. No, infatti. Non credo che ci sia. A meno che non debba tirare giù l'albero con l'accetta. Volete dire che è così che devo fare? Potrebbe essere un'idea. Si possono abbattere gli alberi, ragazzi. Beh, mica male quest'idea. Abbattiamo l'albero. E questo è andato. Poi ci sarà questo da abbattere, presumo. Distruggiamo il mondo di Elohim. E poi non credo che ci sia altro roba da abbattere. Ok. Mettiamoglielo qua. Dov'è la mia accetta? Eccola qua. Avanti, Mina, fai il tuo dovere. Che non è distruggere me. Perfetto. Andiamo a reclamare il nostro bel sigillo bianco, ragazzi. Qua stiamo raccogliendo sigilli su sigilli. Però purtroppo l'accetta rimarrà qui dove si trova. Tiriamo giù un altro albero, tanto per. Magari mi tira giù un muro. Non credo che tirando giù l'albero venga giù anche il muro, però chi lo sa. In questo gioco ho capito che bisogna cercare di ragionare
un po' con la propria testa. Questo qua ci viene addosso. Ma direi che ce ne possiamo andare di qua e vedere il prossimo enigma. Ok, proseguendo in senso orario, ci troviamo da questa parte. Ah, questo è il rumore che fa la ventola, ok. Ogni tanto mi parte il mouse. Va bene. Esaurimento nervoso. Beh, staremo a vedere se sarà da esaurimento nervoso. Dunque. Un jammer. Due mine. Ah, è un altro jammer. Dovrò utilizzare due jammer per evidentemente andare avanti. Credo di aver capito più o meno il concetto.